Allora, abbiamo il quinto concorrente, signori. Viene da Padova, ma lombardo di nascita. Gli piace far ridere giocando con le parole. Nello specifico, scrive poesie con regole complicate, cercando di renderle divertenti. Signore e signori, Davide Gesù! Buonasera, buonasera. Sono Davide Gesù. Allora, come diceva Max, il presentatore, io ho portato Leggio perché sono un poeta, scrivo delle poesie complicate. In genere i poeti scrivono poesie tristi perché hanno dei problemi, invece io che le complico non ce li ho i problemi, no. Allora, innanzitutto le regole sono un po' complesse, ve le spiego. La prima poesia che vi porto è un tautogramma. Sapete tutti che cos'è un tautogramma, signor Pietro? Allora, signor Pietro, io so che lei lo sa, lo spiego per gli altri. Esatto. Il tautogramma è un componimento dove tutte le parole iniziano per la stessa lettera. In questo caso la A è il tautogramma, si chiama alcolizzati, astemi, acerrimi, antagonisti. Allora, alcuni alcolizzati amano adocchiare amichevolmente avvenenti adolescenti accondiscendenti, adorano adescarle ad agio, accerchiarle abilmente, approcciandosi accidentalmente, adottano agghiaccianti avance allusive, ambigue, affermazioni altisonanti, accipicchi approcci amatoriali. Altri alcolizzati, allupati, abbordano aggressivamente attraenti amanti altoatesine. Ambirebbero appartarsi ad amoreggiare affannosamente, accoppiarsi appassionatamente, ardentemente, animalescamente. Ad amplesso avvenuto, affaticati, ammosciano agonizzanti, addormentandosi addosso affettuosamente. Ammiccano, alludendo ad armonie anni addietro, accoccolati ad ascoltare, agognando, allucinanti, alzabandiera all'alba. Altri ancora, affiliati al AAAA, Associazione Alcolisti Anonimi Astinenti, apprezzerebbero altresì accingersi arbitrariamente anche alle amiche altrui, abbindolandole apposta appena arrivano affinché abbandonino alcun autocontrollo. Altrettanti alcolisti, assetati, amano abbeverarsi avidamente. Aperol, Anisetta, Amaretto, Assenzio, Armagnac, Amarone, Aglianico, Americano, Angelo Azzurro, aspetta, Ammazza Caffè, Amaro Averna, alleluia. Astemi, anzitutto acquistano acqua anziché alcol, atteggiamento aberrante, appaiono asettici, adulti attivi, abbronzati, ai tanti atletici, allenamenti aerobici, anaerobici, abitudinari, ambientalisti, abbigliamento abbastanza curato, aderente, attillato, acconciature aerodinamiche, abominevoli, accessori antiquati, appropriata aplomb aristocratica, accento anglo-americano, appeal altamente accomodante, acritico, alquanto altezzoso. Alcuni astemi, ariete, ascendente, acquario, amano arrovellarsi approvando alimenti assai alternativi. Ascoltate, antipasto agli asparagi amaranto, alghe all'aneto, agrumi assortiti all'albume, allettanti albicocche agrodolci, aranciata amara addolcita all'acacia, aperitivi annacquati all'ananas, all'anguria, avena all'aloe. Ascoltate, avocado all'aglio afrodisiaco accanto ad aceto aromatizzato all'agave aspro. Alimentazione assolutamente anaffettiva, anziché adeguarsi abbuffandosi appetitosamente, agnolotti alla matriciana, abbondanti affettati affumicati, anatra all'arancia, agnello all'alloro, affogato all'amarena, ai, apporto alimentare altissimo, adipe all'addome assicurato. Auguri, arrivederci, anzi addio. Grazie. Ma non ho ancora finito, purtroppo. Vi faccio l'ultima. Quest'ultimo componimento, signor Pietro, che lei sa è una poesia monovocalica.
lo spiego per gli altri, poesia monovocalica, cioè un testo nel quale tutte le parole devono contenere la stessa vocale. In questo caso la E la dedico alle donne e si intitola Che belle tette. Che belle tette, sfere perfette, gemme tenere, perle eccelse, stelle etere e leggere. Che belle menne, né tedesche né greche, né berbere né ebree, venete. Che pere, presenze belle rette, sebbene ferme, strette e represse. Che mele, vere, snelle, degne zeppe e scelte recentemente. Che benessere vederle, sempre le stesse, dense, pregne e leggermente fresche. Escrescenze estese, terze, seste e belle spesse. Che bel vedere. Belve tremende, serve plebe, segrete senze settecentesche. Nel presente pesche terrene nell'etere, mentre nell'Eden bellezze eterne. Perché benedette, che presepe. Prenderle grezze e tenerle per sé. Reggerle, spremerle, vederle crescere brevemente, vederle emergere nel gregge. Premere per renderle esperte, sperverse, severe e per vederle splendere. Che feste. Sembrerebbe che c'è gente per bene, credente, fedele, che se le vede sente febbre, sente le vene fredde, sente herpes e stress. Ebbene, sente l'es che emerge, mentre precede perenne le lente pene estreme. È l'es che deve gemere, è per spegnere sete fremente. Ed esce erpesce, vede ergere er serpente, e sente che deve celermente espellere, sente che deve mettere certe creme, sente che deve secernere del seme. Ebbene, seghe. Grazie. Davide Gesù! Sale sul palco con un grossissimo applauso il numero 3, Luigi Spaccamonti. Il numero 5, Davide Gesù. Il numero 7, Dino Bronzi. Eccoli qua, ricordatevi queste facce perché le vedremo. Bravi, bravi, sì, li vedremo venerdì prossimo. Volete dire qualcosa? Niente, non ho niente da dire perché non c'è niente da dire. Contenti di aver passato il turno? No, pazienza, non importa. Allora.